Now, tell me, Chef Beatrice, what we gonna prepare today? Primo piatto che prepariamo oggi è un piatto che faccio solo io, perché è un piatto che faceva la mia nonna, quindi un piatto della tradizione. È uno gnocco di patata ripieno di carne. Ok. È una lavorazione un po' particolare, ma il gusto è chi lo mangia, wow! Wow! So, what is the name again? Gnocchi ripieni. Gnocchi ripieni. Yes. It's a starter with the pasta. Yes. And it's your tradition. Yes. Dish. Yes. Okay, shall we go? Please. Yeah, go. Yell. So. Little bit flour and potatoes. Boil potatoes and press. Butter. Little bit. Parmesan cheese. This is very good. Yeah. It's amazing. Salt. Okay. Pepper. Noce moscata. Okay. And one egg. Chef Beatrice, while we are preparing this, tell me how your experience already influenced and inspired the creative special dishes you create today here in UAE especially. Ma questo piatto è un piatto che sicuramente mi ricorda il mio passato. Mi ricorda quando io ero piccina e con la mia nonna in casa preparavamo questi gnocchi, solitamente la domenica, perché la domenica era il giorno di festa. Okay. Quindi si stava tutti intorno alla tavola e si mangiavano questi gnocchi, che era una cosa che faceva solo la mia nonna, quindi molto particolare. E tutto quello che poi ho visto e fatto da piccola torna nella mia memoria e cerco di creare dei piatti che ricordano il passato, perché io ho sempre sostenuto che non c'è futuro senza il passato, quindi bisogna ricordare e amare le proprie origini. Ok. A little bit of you flour. Add more flour. Ready? إذا مثل ما عرفنا هذا الدش يعني قالت عنه تراديشن وهي مخترعت لنا من زمان وما حد يعرف يسويه له علاقة بالحياة التقليدية أو الكوزين أو المطبخ الإيطالي عندهم زمان وكانت تسويه من أكثر من 20 سنة